Finisce 4-3 la partita di questo pomeriggio, partita dove siete andati in vantaggio subito dopo 10 minuti per 2-0, poi c'è stato un blackout, avete chiuso il primo tempo in svantaggio 3-2, poi nel secondo tempo ci avete provato, ma non è bastato. Purtroppo il blackout è quello che oggi ha fatto la differenza, perché le due squadre erano abbastanza equilibrate. Sono stati quel quarto d'ora, quei 20 minuti lì che hanno dato il 3-2, dopo che la squadra avversaria perdeva 2-0. Questo 3-2, la partita poi è rimasta comunque, pur andando sul 4-2, con qualche cambio si è riusciti ad avere quel rigore. Dopo il rigore finale lì loro hanno sofferto gli ultimi 10 minuti, dove noi non abbiamo trovato proprio il passaggio finale o il tiro magari fortunato che poteva pareggiare la partita. Io direi che la differenza è stata proprio in quel blackout del primo tempo. Sì, esatto, blackout dove avete subito appunto 3 gol dopo essere andati in vantaggio, stavate gestendo bene la partita. E lì bisognava, col senno di poi è ovvio che si fanno tante cose, lì col vantaggio del 2-0, sapendo che la squadra avversaria comunque è una signora squadra, bisognava un attimino sbilanciarsi meno e tenere un po' di più le coperture e dire va bene, adesso la partita la devono fare loro e non noi. Questa è stato un po' l'errore tattico nostro. Sì, la prossima partita affronterete il Primiera, primo in classifica, che sta ancora lottando per la vittoria del campionato. Bella squadra, all'andata ci ha messo in difficoltà, noi all'andata eravamo, in quella partita siamo stati schiacciati, loro veramente mi aveva fatto un'ottima impressione, e niente, ce la giocheremo, non ci sentiamo secondi a nessuno come squadra. Se ci presentiamo con tutti i ruoli a posto, ce la giochiamo contro anche la prima. Va bene, grazie mille, ciao. Ciao.